Allora, stasera vi volevo cantare la mia nuova canzone che uscirà, penso, domenica mattina. Si intitola Vacanze ad Ischia e racconta la storia di questa ragazza napoletana che viene a Ischia in vacanza e trova l'amore. Diciamo, una cosa che sarà successa un miliardo di volte. Vacanze ad Ischia. Ti stanno di una cave varia, valigia pronta, e corso porta vada in barca, e mamma mi come si bella pare una fotomodella e tutto quando fai gira. Spritz con le amiche, piace amata la tabiglia, casi caretta a mano, pure se non sai come ti piace sentirti donna. E tu mi tami con una sola pata fa guardare. E d'estate, 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 può succedere di tutto d'estate, e c'è sempre qualcuno d'estate che ti fa sbattere il cuore e ti fa innamorare. Bestia alla moda, niente storia un po' bastata, pure per scendere un mare, tu da privata, sei sempre tu la più carina, un po' spiaggia, se a regine fanno a carattere parla. E d'estate, 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 può succedere di tutto d'estate, e c'è sempre qualcuno d'estate. Cado fa perdere la capa e te fa innamorare. E tu non tieni paura se ti stringi male e te pare vola e te vieni tra l'onno Roma con la tua sfrontatezza, la tua fragilità. C'è sempre qualcuno d'estate che da ravoglie e pensieri e ti fa innamorare. Grazie. Adesso facciamo l'ultimo brano e lasciamo la parola a Don Cristian, ok? Terra mia, quando so vogliono sempre mi salire che non vengono me. Sto partiva lo scendono, sa che una mandarona gli vanno un po' su corsa. Tu pallone, a Luca Russo operatore, tu vai su passo sempre sotto. E non basta sta canzone a far capire di st'amore, batta in tuo cuore una passione che ti fa perdere la ragione. Aspetta, non ricordo le parole, come fa? Io sono furiena, sono metà furiena, capitale del mondo, Rio de Janeiro. Io sono furiena, sto in casa furiena, mar Mediterraneo, Rio come il Cairo. Nonna mia mi diceva sempre se da me posta tranquilla, caro in tannica non so sbagliare e ci credeva, o sapeva. Mera Roma non mangiare, sto a lavare in taverna, scarto tusce più per mera, l'amicizia se mandino, quando hai visto mai, te lo portate da te, da me non puto che da trovo che nessuna, che dia per te, no. Io sono furina, sono netta furì, capitale del mondo, Rio de Janeiro. Io sono furina, sto in casa furì,
mar Mediterraneo, voglio come il Cairo. Con le mani, dai, con le mani! Voglio un mare che mi scuoglie, a pesce cappeglie e tutto non brugge. Tengo un mezzo capo cuoglie, o tengo sto peta per la tua famiglia. Noi siamo Puglia, noi siamo Puglia, capitale del mondo, voglio De Janeiro. Noi siamo Puglia, Simone da Puglia. Noi siamo Puglia, Puglia, Puglia. Grazie, insieme dai! Pieso Puriena, voglio sentire voi, Sonneta Furi, capitale del mondo, voi! Pieso Puriena, sto a casa Furi, mar Mediterraneo, forio come il Cairo, grazie! Grazie a tutti, adesso invito Don Cristian sul palco. Allora, se ci avviciniamo e riempiamo un po' queste sedie davanti, sennò benedizione non ve ne faccio, quindi decidete cosa volete fare. Allora, vediamo questi volti che devono passare la grande tribolazione. Prima di tutto vorrei che fate un applauso a Pierpaolo, perché in arte 8, ma Birpa, perché 8? Viene un po' toccato, perché io... Allora, questo giovanotto lo conosco da tanto tempo, poi non sapevo che si era sposato, gliel'ho chiesto oggi, quindi bene. Ragazze, se lo volevate è già occupato, e non sapevo anche di questa... Ma come mia moglie non vanno all'opera? Appunto. E quindi non sapevo anche della sua arte. Poi mi ha detto, guarda, ho scoperto questo talento, lo sto mettendo a frutto, e quindi gli ho proposto di stare qui in mezzo a noi. Pierpa, com'è nata la tua esperienza qui? Con Otto in termini? Sì, sì. Allora, tu hai detto una cosa che non è proprio esatta, nel senso che io faccio musicista da quando ho 14 anni, quindi è il mestiere che ho fatto sempre, fino al Covid. Col Covid, insomma, non potevamo suonare, quindi dovevo cercare un'idea che mi desse la possibilità di continuare a esprimermi con la musica, però senza poter poi praticarla di fatto. E quindi vedevo che tutti quanti, è perché c'era l'eco, e vedevo che andava molto di moda questa cosa di fare le parodie musicali, e visto che era una cosa che io già facevo da tempo, decisi di provarci anch'io, e è andata molto bene. Poi ho cominciato a fare anche canzoni inedite, come quelle che avete sentito stasera, perché stasera parodie non ne ho fatte, e abbiamo preso, cioè è nata anche questa idea di fare le canzoni sulle tradizioni foriane, in dialetto foriano, in napoletano, in ischitano. Abbiamo cercato un po' di raccogliere tutte le esperienze della nostra vita isolana, diciamo, come foriani, come ischitani, come napoletani. E perché 8? 8 non significa praticamente nulla, nel senso, quando nacque questa idea, visto che comunque venivo da un'esperienza molto grande, quindi già sapevo tutte le cose che dovevano essere pensate, calcolate, in modo da poter creare un personaggio che avesse un certo savoir-faire, e cercavo un nome per distinguerlo anche da Pierpaolo Aiello, perché comunque Pierpaolo Aiello ha fatto due dischi, quindi cioè, è una cosa diversa da questa qui. E per differenziarlo da quello, decisi di creare un personaggio, dargli un nome che fosse un nome semplice da ricordare, che poi poteva essere anche, tra l'altro è palindromo, e che potesse essere facilmente ricordato e utilizzabile anche per fare altre cose. Infatti, tu non lo sai, però all'inizio facevo anche delle figure dove, per esempio, con Otto di bastoni, Otto con la mia faccia, oppure il poliziotto, il panzarotto, cioè utilizzavo la parola Otto che per fare delle cose divertenti, e così è andato. Grazie. Grazie a voi. Lo conoscevate? Da parte che è Furie, perché ci capite, sono Furie, ne cantavano tutto quanto.